Io sono molto contento della riuscita di questa iniziativa, che è stata, secondo me, preparata molto bene dai compagni di Ravenna. È stata preparata bene e la qualità delle relazioni dei compagni del sindacato di questa sera testimonia del percorso di costruzione serio, rigoroso, che ha accompagnato questa sera. E sono talmente contento da spingermi a dire che, come partito, federazione della sinistra, quello che è, sempre più spesso dobbiamo abituarci a cambiare la natura delle nostre iniziative, cioè sempre meno iniziative rituali propagandistiche dove facciamo un comizio dietro l'altro, un applauso dietro l'altro, ce la raccontiamo da noi, ci esaltiamo tra noi, andiamo via contenti, e sempre più spesso invece iniziative di discussione concreta, di interlocuzione, in cui si tirano fuori i problemi concreti, li si analizza, li si sviscera, e una volta fatte venire fuori le cose concrete, il momento successivo per un partito politico che non si limita a fare il commentatore della crisi è quello di discutere nel merito le questioni che sono state poste e si decide che tipo di iniziativa politica concreta assume. Noi è da anni che facevamo i commentatori delle cose, commentatori sia del chiacchiericcio politico-politicante, sia commentatori dei grandi fenomeni sociali. Succede questo, che cattivo il capitalismo, succede quello, che schifo i padroni. Vigliacco, se facevamo lo sforzo di tirar fuori le questioni concrete, su quelle discutere e decidere cosa un partito politico può fare. E per me, scusatemi se sono brusco in questo passaggio, ma sono stato altrettanto brusco a Bergamo e in tutte le altre parti in cui si è rappresentato il problema. Dobbiamo abituarci a discutere di quello che il partito può fare sul lavoro, mentre troppo spesso, quando discutiamo di lavoro, le nostre riunioni si trasformano in una sorta di paracongresso della CGIL. La linea della CGIL, come si deve attrezzare la CGIL, quel che può fare la CGIL, credo sia un dibattito che i compagni portano all'interno delle categorie, delle camere del lavoro, delle strutture sindacali. Questo non significa che un partito non discute di questioni sindacali, la contrattazione, la democrazia sindacale e via. Però abituiamoci a distinguere qual è l'ambito del dibattito sindacale dove si pongono le questioni alla FIT, alla FIOM, alla Camera del Lavoro, e invece l'ambito in cui si discute di quello che il partito deve fare. Seconda cosa, questa sera sono venute fuori delle questioni, anche divertenze puntuali di singole fabbriche, che non vanno banalizzate come questioni singole. Anzi, la conoscenza approfondita di una specifica situazione di crisi ci è necessaria per intervenire con la necessaria e la dovuta cognizione di causa, che è l'elemento imprescindibile per conferire un minimo di efficacia alla nostra azione politica. Se c'è la crisi della rivoiola di produzione di gas termici e decidiamo di intervenire, non basta più il volantino della generica solidarietà, della generica denuncia o della generica declamazione della vicinanza ai lavoratori. Dobbiamo essere in grado di dire qualcosa su come si è manifestata quella crisi e cosa possiamo fare noi, cioè cercare di costruire assieme al sindacato, assieme ai lavoratori, anche qualche straccio di proposta politica concreta su come da quella crisi lì se ne esce, per il pezzo che ci compete, per come vediamo noi l'intervento pubblico in economia, per come pensiamo noi che le istituzioni locali debbano farsi carico di certe questioni e via. Cioè, non è una cosa che va banalizzata il fatto che alcune situazioni vadano prese nella loro specificità, che si debba entrare nel merito della singola crisi, vedere quel singolo piano industriale cosa ha portato, o le situazioni di polverizzazione professionale come il DD, come possono essere affrontate in maniera concreta, con la costruzione di qualche risposta efficace. E dico questo perché
nel generale discredito in cui è finita la politica, noi compresi, in alcune situazioni è molto più facile rapportarsi ai lavoratori parlando di questioni concrete che loro vivono nella quotidianità sulla loro pelle, prospettando delle soluzioni, che non con il classico volantino: il capitalismo crollerà e vive il socialismo. Questo non significa che un partito politico si trasforma in una struttura politica che si occupa solo delle singole centinaia di vertenze di un territorio. Cioè, guai se fosse così, perché perderemmo quella cosa che è stata richiamata, cioè il disegno più generale, che non si esaurisce nell'unificazione o nel coordinamento delle tante vertenze di un territorio, ma esprime un'idea più alta di unificazione del mondo del lavoro e della sua rappresentanza politica. È stata richiamata l'idea di Trentin, che io condivido completamente. Il compagno socialista ha richiamato la difficoltà del conflitto ad esprimersi, perché non c'è più una parte politica portatrice di un'idea di società, di trasformazione, eccetera, e sono cose che condivido. Poi preciso che per essere in grado di organizzare e praticare il conflitto non è sufficiente, è una condizione necessaria ma non sufficiente disporre di un'idea di società alternativa, perché oggi noi non abbiamo questa, ma soprattutto in molti territori e in molti settori, scusate il linguaggio forse eccessivamente ortodosso, ma noi siamo di fronte ad una classe in sé, ma non ancora ad una classe per sé. Cioè siamo di fronte a tanti lavoratori che dal punto di vista delle condizioni oggettive di lavoro sono classe in sé, comunanza della condizione di sfruttamento, eccetera, eccetera, ma che non ha ancora maturato quel salto qualitativo che li porta ad essere classe per sé, cioè una classe che acquista coscienza della propria condizione di sfruttamento e che può farsi portatrice, proprio perché ha assunto questo elemento di coscienza, di un progetto di trasformazione. E giustamente si diceva lavoro di qualità con i diritti, eccetera, e anche qui con una precisazione: lavoro di qualità che ha raggiunto un determinato standard normativo nella legislazione sociale, con i contratti nazionali, diritti, tutti questi aspetti non sono semplici aggettivi da mettere a fianco della questione del lavoro, ma sono conquiste che sono state strappate a prezzo durissimo e grazie alla costruzione di un'unità sociale, sindacale e politica dei lavoratori. Ed è una situazione questa rispetto alla quale la condizione generale oggettiva va in senso diametralmente opposto a quello che tu dicevi. E non solo e non tanto dal punto di vista di un possibile allungamento dell'orario di lavoro, cioè c'è anche questo tentativo, ovviamente con le operazioni di Marchionne, del taglio delle pause, eccetera, ma scontrandosi con un pezzo di legislazione, un pezzo di contrattazione e anche col fatto che le ore in più di lavoro, volenti o nolenti, vanno pagate, sempre più spesso, visto che dentro la crisi c'è qualcuno che la crisi la usa per marciarci, vanno avanti dei processi di ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro che non tendono tanto all'allungamento della giornata o della settimana lavorativa, ma tendono all'intensificazione dei ritmi di lavoro. L'Electrolux, multinazionale svedese dell'elettrodomestico, che da anni sta praticando dei progetti di ristrutturazione pesante dietro la minaccia della delocalizzazione, poi hanno delocalizzato lo stesso, perché una linea di frigoriferi se ne va da Treviso e finisce in Ungheria, una linea di lavatrici viene chiusa a Pordenone e finisce in Moldova e in parte in Turchia, ma dietro alla minaccia del fatto che delocalizzeremo tutto, chiuderemo tutto, è passato un accordo sindacale che prevede una diversa organizzazione del lavoro in base alla quale su ogni linea si passa da 60 a 79 pezzi ore. Cioè, dove prima c'era un minuto per operazione, il montaggio di un frigo, adesso ci sono 40 secondi. Cioè,
quello che Marx nel primo libro del Capitale chiamava l'estrazione di plusvalore relativo. Lascio inalterato l'orario di lavoro, ma intensifico i ritmi e la prestazione in modo da estrarre più valore possibile. E quindi la centralità del lavoro che in alcune regioni del nord ha dato origine ad alcune campagne politiche che abbiamo intitolato in maniera significativa Primo il lavoro. E non è il caso che la prima regione dove abbiamo fatto questo sia il Veneto, dove la Lega era partita con Prima i Veneti e adesso al congresso di Maroni Prima il Nord. Noi a Prima i Veneti, Prima il Nord, cioè alle fratture territoriali che dividono la classe per territorio, abbiamo contrapposto un progetto di unificazione chiamato Primo il Lavoro. E se ci diamo un progetto di unificazione, qui qualche proposta concreta, che credo di dover approfondire e discutere con i compagni di Ravenna per capire come concretamente organizzare un lavoro, mi sembra di poter dire che questa sera siano venute fuori delle indicazioni molto interessanti, perché nel momento in cui parliamo di unificazione dei lavoratori dobbiamo prendere per le corna gli elementi che invece producono divisione tra i lavoratori e dovremmo avere l'ambizione e il più possibile la capacità operativa di riunificare quello che il capitale in maniera scientifica ha frammentato, ha contrapposto, ha messo in competizione. E allora quali sono alcune delle possibili linee di divisione dei lavoratori tra loro, che poi li mettono in concorrenza, in competizione, eccetera, che noi già su questo territorio potremmo affrontare per cercare di formulare proposte di unificazione? Primo, in alcuni settori passa una pesante linea di divisione contrattuale, cioè pur in uno stesso sito, in una stessa filiera, in uno stesso distretto, cioè nella stessa catena di produzione del valore, convivono forme contrattuali profondamente diverse tra loro, per riferimento al contratto nazionale di lavoro, quindi per condizioni normative, per organizzazione del lavoro, per orari, per condizioni salariali, eccetera. In alcuni ambiti questa linea di divisione è quasi una linea fisica. A Trieste la chiamano la linea gialla, nel porto di Trieste, la divisione tra l'area in cui si applica il contratto nazionale dei porti e la cosiddetta area imporiale, dove invece vige una situazione di sostanziale far west, contratti delle cooperative sociali, del commercio, dei trasporti, eccetera, multiservizi, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, là c'è una situazione particolare, perché di fatto hanno svuotato l'articolo 17, la compagnia, e le funzioni dell'articolo 17, cioè la fornitura di manodopera, l'hanno affidata a 34 cooperative, Libial Service, l'Intempo, la Primavera, la Triestina, che si fanno la concorrenza sulla tariffa. Ogni mattina al porto di Trieste c'è la guerra delle braccia. Qui mi si fa di capire che dopo i 20 metri di area demaniale si è di fatto instaurata una divisione contrattuale tra chi ha la fortuna di lavorare un metro oltre e chi un metro dopo. Ma anche in altre situazioni, pur caratterizzate da relazioni sindacali positive, come la chimica, io sono estremamente concreto nel valutare le cose, e anche l'accordo sulle relazioni sindacali ENI del giugno scorso lo valuto dal punto di vista delle luci e delle ombre. Ci sono elementi che sono possibili di sviluppo positivi, altri negativi. Ma anche nei poli chimici c'è una pluralità di condizioni contrattuali, pur essendo tutti impegnati nella stessa area di produzione, perché c'è il contratto della chimica, chi lavora sulle manutenzioni degli impianti, penso alla Idromacchine, una delle principali aziende che lavora sulla manutenzione degli impianti chimici, ha il contratto dei meccanici, a Ferrara hanno esternalizzato un pezzo consistente della logistica con l'insaccatura dei prodotti del ciclo del propilene, dove hanno applicato in parte il contratto dei trasporti, in parte il contratto delle cooperative sociali, e via e via. Quindi ragionare per distretto, per filiera, per ambito produttivo, per cercare di produrre mobilitazioni che possano favorire una unificazione contrattuale.
Secondo elemento di divisione pesante è quello salariale, di cui la questione Marcia Gaia, che è passata in secondo piano rispetto a Marchionne, ma dal mio punto di vista ha lo stesso elemento di pericolosità, è devastante. Cioè dentro la stessa azienda ci sono lavoratori che fanno lo stesso lavoro, lo stesso orario, lo stesso inquadramento, le stesse mansioni, con due salari diversi. E se fossero stati meno prepotenti e arroganti, la questione della ditta di Udine, con la fornitura dei 40 in somministrazione, avrebbero potuto giustificarla sul piano normativo utilizzando un pezzo della legge 30, cioè l'appalto, qualora si fossero inventati un'autonomia funzionale e organizzativa di quel pezzo lì. Sono stati talmente arroganti, prepotenti, che non hanno utilizzato nemmeno questo paravento. Ma tu lo spiegavi benissimo. La divisione che si è prodotta dentro la Marcia Gaia la stanno portando fuori per scatenare la corsa al ribasso delle condizioni salariali. Se lo fa la Marcia Gaia, perché non deve farle io le nuove assunzioni con un salario di ingresso che è del 25-30% più basso? Terzo elemento, anche qui, su cui poi ci si ragiona anche in termini di politiche industriali. Le sia di filiera sia di sito, le frammentazioni societarie che rispondono unicamente all'obiettivo di separare e di frammentare i lavoratori tra loro, le frammentazioni che ci sono nei petrolchimici non hanno nessuna ragione industriale e non ce l'hanno né all'interno dei singoli petrolchimici né a livello di quella che io chiamo la chimica padana. Perché senza il cracking di Porto Marghera non arriva l'etilene a Mantova, senza quello stesso impianto non arriva il propilene a Ferrara, che sono le due materie prime, degli intermedi di Mantova e del propilene della Baselle di Ferrara. E qui ci sono 12, 14, 15 aziende, spesso dello stesso ciclo di produzione, cioè la materia prima, gli intermedi, sono quelli che passano da un impianto all'altro, quindi massima integrazione industriale, massima frammentazione societaria possibile. E non è facile far capire ai lavoratori di un'azienda che quello che succede agli altri può avere ripercussioni anche su di loro. Adesso se ne stanno accorgendo. Cioè a Marghera hanno chiuso il caprolattame, ha chiuso la Dow Chemical, ha chiuso la Syndial col cloro e a Domino sono arrivati a chiudere la Vinis col C2H15. Quarto elemento di divisione è quello dell'organizzazione del lavoro. E poi cito l'ultimo, che è il più particolare, in cui in questo territorio va fatta anche una battaglia di cultura politica industriale. Cioè basta menarcela col fatto che i distretti produttivi sono dei sistemi produttivi locali del Made in Italy, delle specificità del genius loci. Sono stati uno dei tanti modi per organizzare a rete, su filiere o altro, e qui gli economisti alla Bonomi, alla Fortis, tutti i giorni sul Sole 24 Ore ci riempiono la testa, per costruire una filiera produttiva assolutamente integrata, ma al tempo stesso frammentata dal punto di vista del lavoro, della solidarietà di classe e della contrattazione. Da ultimo, e questo è l'elemento più difficile, cioè io credo che il MIDI stia facendo una specie di miracolo sindacale a tenere assieme una platea così diversificata dal punto di vista professionale, contrattuale. Cioè tu gestisci quelli che una cooperativa sociale avvia al lavoro per gestire un reparto logistico di una fabbrica, così come la ragazzina di 18 anni che viene assunta dal pizzaiolo, dal barista sul lungomare. Il traduttore che si è appena laureato alla facoltà in lingue estere e che opera su committenza, con chi lavora nella stagionalità turistica o in altri settori. E qui è molto più difficile, anche per un partito, riuscire ad organizzare una forza lavoro così polverizzata, così dispersa. Non è impossibile, perché la classe non è sempre stata concentrata in grandi stabilimenti produttivi dove tutta la produzione era verticalmente integrata. Nell'Ottocento c'era un fenomeno di polverizzazione, di distribuzione sul territorio dei lavoratori per certi versi analogo a quello di oggi. E come le organizzazioni di classe, sindacali e politiche sono riuscite a intercettare questo? Con una presenza di territorio.
con le camere del lavoro di territorio, con la presenza dei circoli di cultura popolare, delle società di mutuo soccorso, delle leghe di resistenza, dei circoli popolari, cioè di tutto quell'insieme di istituzioni proletarie che noi oggi, riscoprendolo dopo un secolo e oltre, abbiamo chiamato il Partito Sociale. Dar fuori il pane quelli a un euro non sono cazzate, sono le forme con cui storicamente si sono costruite forme di solidarietà di classe a partire dai bisogni materiali e quotidiani della classe. Da ultimo, fatto tutto questo lavoro, e io stasera ho solo enunciato, ma noi abbiamo la necessità di fare un'inchiesta aggiuntiva e più approfondita, fabbrica per fabbrica, settore per settore, per capire quali sono nell'immediato possibili elementi unificanti, dobbiamo essere anche in grado di costruire un programma politico che in un partito serio solitamente si distingue tra un programma immediato di breve termine e un programma di medio e lungo termine. E anche nel programma di breve termine dovrebbero esserci quelle cose, che quelle idee che Engels diceva devono essere idee talmente forti da essere piantate come bandiere nella testa della gente. Una questione forte è la questione delle delocalizzazioni, perché anche questo territorio che io annovero come essere parte del nord-est, seppur in misura diversa rispetto al Veneto, ad alcune province della Lombardia o del Friuli, non è immune dal fenomeno delle delocalizzazioni, cioè il fatto che ti chiudono la fabbrica e la riaprono in Romania, la Lana Rossi fa così perché un operaio in Europa occidentale costa 30.000 euro all'anno e in Romania 6.000. La Tenaris Dalmine fa la stessa cosa, quindi acciaio, siderurgia, tessile, ma ormai anche settori delle telecomunicazioni come la Nokia, la IBM, o settori del biomedicale, quindi produzioni di grande qualità tecnologica, si spostano in Messico, in Romania. E qui serve una parola d'ordine secca, secca. L'azienda che delocalizza, il giorno dopo che ha delocalizzato, deve restituire tutti i contributi pubblici di cui ha fruito negli ultimi 15 anni. Proposta secca che in tutte le regioni del nord produce una forte, in Veneto sono state raccolte 53.000 firme, produce una forte mobilitazione del mondo del lavoro e crea un elemento di distinzione chiaro tra chi come noi cerca di contrastare le delocalizzazioni che sfruttano i differenziali salariali e chi come la Lega Nord in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, ve li potrei citare a memoria, approva i cosiddetti bandi per l'internazionalizzazione d'impresa che di fatto finanziano le delocalizzazioni all'estero delle imprese. Seconda questione, l'intervento pubblico in economia che oltre ad essere ragionato in materia di politiche industriali, di piani nazionali di settore, siderurgia, chimica, trasporti, eccetera, dobbiamo essere in grado anche di definire e di declinare sul piano locale. Cioè le finanziarie regionali, Veneto Sviluppo, Fin Lombarda, c'è anche in Emilia Romagna, che sono imbottite di soldi, sempre più devono diventare una sorta di IRRI, istituti per la riqualificazione e il recupero industriale di carattere regionale, anche utilizzando un'estensione della Prodi bis, perché altrimenti il rischio è che si facciano tante lotte, anche dure, che gli operai salgano sui tetti e che noi ci si riduca a fare quelli che applaudono i lavoratori dell'INSE sui tetti, ma anche all'INSE, se non fosse intervenuto un padrone come Camozzi, gli operai dell'INSE sarebbero ancora sul carro ponte, perché nelle regioni a livello nazionale non esistono strumenti di intervento pubblico in economia che consentano di pigliare una fabbrica in crisi, di risanarla, di costruirci un progetto industriale occupazionale e di rimetterla in moto. La questione del reddito sociale, inteso come non il reddito di cittadinanza, ma come continuità che può affrontare anche alcune situazioni di intermittenza lavorativa, è la questione forte del blocco dei licenziamenti. Blocco dei licenziamenti che va articolato in tutte le misure di ammortizzazione sociale, eccetera, che vanno in senso diametralmente opposto al pacchetto Fornero. Detta così è semplice, ma detta così significa anche che a noi ci serve costruire un progetto politico di alternativa di società, ma che questo progetto politico di alternativa di società deve marciare sulle gambe robuste di una classe che si dà organizzazione sindacale e organizzazione politica, altrimenti possiamo costruire il più bello castello di idee di questo mondo, ma visto che noi non siamo quelli che denunciano semplicemente le cose
ma quelli che vogliono cambiare, cioè il movimento reale che vuole abolire lo stato di cose esistenti, per abolire lo stato di cose esistenti ci serve il movimento reale di classe organizzato su basi politiche e classiste.